vi racconto la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura perché a volte è malata e insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere questa mula. Oh, lo chiamo sempre umido che non ci vai da me, e però non mi risponde. Busse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove cazzo, ma si può sapere dormire che devo curare le bestie. Il mulo quando vede la mula le sussurra nell'orecchio e poi diventa sicuro e vedrai che lei ci sta, perché la mula è così, e se la porti nella stalla un po' di paglia mangerà. La mula se ne frega del mulo perché ne tiene una tatuna che è la fine d'un mulo. Il padrone della mula se l'ha presa col mulo e se lo vede una tavola un calcio in culo la dè. Cosa ci fai, io Toby? Volete sapere un'altra cosa? Lui rubava i soldi, non la banda. La messa incinta come faccio mo, tu scopri che ormai l'ha rovinata. Veterinaria ad occhio chiuste, l'ambulatorio è pure chiuso. E sembra chiuso. A macellaio non lavori più, l'hanno cacciato pure dal comunale. Rubava la sera nella cassaforte, no, e una mattina l'ha messa in galera. Pure. Il mulo quando vede la mula le sussurra nell'orecchio e poi diventa sicuro e vedrai che lei ci sta, perché la mula è così, e se la porti nella stalla un po' di paglia mangerà. La mula se ne frega del mulo perché ne tiene una tatuna che è la fine d'un mulo. Il padrone della mula se l'ha presa col mulo e se lo vede una tavola un calcio in culo la dè. Perché c'è un cazzo di utopia nell'inquadratura? Levamelo da davanti! Ma anche no! E mi hanno detto che lui lavora in via Montegan, sì, dove lavoravano i miei due figli, dove facevano i saluti e i macellai, sì. E adesso ha preso il posto addirittura del capo reparto di questo salumiere. E mi sa che pure te. A macellaio non lavori più, l'hanno cacciato pure dal comunale. Rubava la sera nella cassaforte e una mattina l'ha messa in galera. Il mulo quando vede la mula le sussurra nell'orecchio e poi diventa sicuro e vedrai che lei ci sta, perché la mula è così, e se la porti nella stalla un po' di paglia mangerà. La mula se ne frega del mulo perché ne tiene una tatuna che è la fine d'un mulo. Il padrone della mula se l'ha presa col mulo e se lo vede una tavola un calcio in culo la dè.